Questo sarà un video, just un secondo che dico una cosa in inglese. So guys, I would suggest to you that you put the translation in this video because it's gonna be a doozy. Allora, questo sarà un video scaturito da un commento che mi è pervenuto sul mio canale YouTube. Scusatemi se devo parlare così, ma voglio disturbare altre persone che si disturbano facilmente anche se non fai niente, anche se semplicemente parli. Questo perché siamo schiavi. Allora, questo video parlerò piano e semplicemente perché sarà una lezione alla pecora, diciamo. Ecco, io sono questo qua, anch'io sono una pecora. Cose basi che servono alla pecora per riconoscere il lupo cattivo che te se magna. Tutto è scaturito da questo commento di Laura. Poi vedremo queste due cose qua. Prima smaschereremo, smascheremo. Tutti con la maschera oggi, ma noi lo smascheremo, li smascheremo. Professore,
comincerò a scrivere su questa lavagna. Pecorelle mie, fratelle e sorelle mie. Attenzione, pecorella, quando vedi TV, giornali e radio, perché sono infestate di cockroaches, di scarafaggi, pecorella. E in TV devi sapere, pecorella, che in TV ci sono solo pecore e lupi mascherati da pecora. Solo queste due entità. Ed è molto, ma molto difficile. Adesso farò vedere questa cosa, questa registrazione mia dove ho parlato con Carmen Di Pietro. Lo dico per attirare la pecora e sto parlando così anche chi sta leggendo in inglese YouTube lo traduce bene. Ma anche perché chi mi segue sto notando che sta messo veramente male, quindi devo parlare come se stessi parlando a dei bambini, purtroppo. Perché purtroppo non hanno occhi per vedere il lupo ovunque. Allora, vediamo. In TV ci sono lupi mascherati da pecore che ti ridono, che ti allisciano il pelo e tutto. E pecore. Pecore sono gli stupidi, diciamo, che sono lì spettatori o comunque stupidi. Stupide pecore che, siccome sono innocue, le lasciano apparire lì perché in questo modo possono diffondere una pecora debole, no? Alle altre pecore che guardano la TV. Ora, è vero che ci può essere qualcuna, una persona, diciamo una pecora nera, che noi siamo la pecora nera, si vede? Noi siamo la pecora nera. E a volte può succedere che una pecora nera finisca in TV, ma succede veramente in casi rarissimi e di solito durante una diretta e subito dopo, una volta che la pecora nera viene scoperta, il collegamento viene tagliato subito e cacciano via la pecora nera perché stava dicendo delle verità. Quindi la TV pecora lo dovresti prendere e buttare dalla finestra. Beh, non proprio dalla finestra, insomma, però insomma cercherò. Perché qui prendi la multa anche se sbagli dove butti la cicca di gomma, se non metti al posto giusto. Immagino se butti un televisore. Quindi, pecorella. Però io una volta ci sono riuscito a fare questa... a finire in mezzo ai mostri, nei loro strumenti, in una radio qui a Roma, molto famosa, Radio Globo. Ed ecco questa che si vedete adesso è la registrazione mia a Radio Globo. Io ho dovuto passare livelli di sicurezza antipecora nera, perché loro quando tu chiami ti fanno parlare con una persona prima, che poi se tu sembri stupido e pecora abbastanza, lui ti mette in collegamento, ok? E così è stato, io ho fatto finta di essere una pecora e poi quando mi hanno messo in diretta, a quel punto è successo questo, pecorella. Ora non ci far caso che questo è di qualche anno fa e io ero un po', non c'ho le stesse idee di oggi, però comunque sia spiegherò mentre andrà avanti la cosa. Vediamo cosa è successo. Ah, bellissimo, l'audio è spento e io adesso lo alzo. Capito qual è la cosa bella di questa? Perché il volume è abbassato. Per quale motivo non mi si alza il volume? Tutto questo è veramente mostruoso. Vediamo se sarà possibile in pochi secondi aggiustare questo piccolo problema tecnico. Sembrerebbe per qualche motivo molto strano che io in questo momento non riesco a capire perché debba fare così. Non ci sia audio, ma noi apriamo un'altra finestra di VLC.
06 89 28 996. Here it is. We are very lucky indeed. Oh, Meluzzi sta sempre lì, perfetto. Ecco, vediamo. E Marcello, buongiorno. Salve, buongiorno. Salve. Io, diciamo, penso che noi come esseri umani, diciamo, chi, io almeno la penso così, ci ha messo su questa terra e abbiamo diritto, penso tutti, a cibo e una casa, protezione e tutto. Ho detto Dio. Dio ci ha creato e dovremmo aver diritto. Ho dovuto spiegare questa cosa perché il video si è bloccato per un attimo, perché ho aumentato la velocità, così va più veloce, così non perdiamo tempo, pecorella, perché poi finisce l'ora di lezione. E non credo che, diciamo, la situazione, per come si è aggravata e tutto, stiamo finendo veramente in un incubo, e non è che, per esempio, ci mancano mani, braccia o mente, noi possiamo fare tutto, però il sistema non ce lo lascia fare. Quindi, in che senso? Scusa Marcello, cos'è che non ci lascia fare il sistema? Non ci lascia fare nel senso che dobbiamo essere gestiti per il sistema, no? Perché è più comodo per chi ci gestisce levarci, non renderci indipendenti, diciamo. Però io penso che... Ma che hai detto? Sembra... Esatto, un comizio da centro sociale dove tutte belle parole, ma... In pratica, tu sei partito da Dio, dal creatore, da un demiurgo, chiamalo come vuoi, che ti ha messo su questa terra dicendo che hai diritto a cibo, a tutto. A parte che diritto a cibo, casa, lavoro, insomma, è un concetto un po' difficile da mantenere. Vicino al diritto ci sono anche i doveri, questo bisogna sempre sottolineare. Ma doveri, per esempio, ce l'abbiamo tutti, però io vedo, per esempio, che c'è gente ricca che anche loro dovrebbero avere i nostri doveri, cioè fare, lavorare e tutto, e invece hanno miliardi e hanno tantissime case e tutto, eppure nessuno se la prende con loro, però ce la prendiamo magari con lo zingaro, con l'extra comunitario. Ma perché dovremmo prendercela con chi? Comunque, se hanno casa, avranno fatto qualche lavoro che li ha resi ricchi, e perché ce la dobbiamo prendere con loro? Perché credo che non sia giusto che una persona tenga tante case, magari anche chiuse, che non ci abita nemmeno, mentre c'è gente che perché muore no? di fame, diciamo. Ma se uno ha lavorato tutta una vita, ha fatto tantissimi sacrifici, perché no? Mi sono comprato 50 case, io le voglio tenere chiuse perché ogni tanto vado ad aprirne una, ci sto due giorni e torno via. Qual è il problema per te, scusa Marcello? Paga l'IMU. Io penso che noi uomini abbiamo una sensibilità, nel senso che se una persona che ha tutte queste case non ha la sensibilità di capire che c'è qualcosa che non va con questo sistema, non c'è modo di star lì a spiegargli questa cosa. O ce l'ha o non ce l'ha. Certo. Però secondo me queste persone che hanno miliardi oggi controllano e ci dividono, secondo me. Queste persone chi possono essere, ad esempio? Ad esempio, chi sono? Ad esempio, ecco, tu mi chiedi un esempio, un nome. Sì, sì. Ma non mi preciso, cioè io basta che vedo, insomma, l'insieme della ricchezza di una persona. Se ha più di qualche miliardo, diciamo che ha il potere di influenzare il modo in cui vivo io, diciamo. Ma se fa il politico? Se fa il politico, vabbè, ma noi abbiamo capito ormai che i politici sono i pupazzi di questi miliardari, diciamo, che non si fanno vedere, ovviamente. Scusate se sono un po' fuori, anzi, mi sembra strano che mi avete fatto così parlare fino in fondo. Non ti fa parlare nessuno. Cerchiamo di capire quello che esatto, vuoi dire. Cioè, esatto, stai tirando fuori il tuo complesso, nel senso che in genere magari in comitiva provi a dire queste cose ma non ti capiscono, non ti fanno parlare. Qual è il problema, Marcello? Ma io credo di non avere nessun problema. Il problema, secondo me, è che ci sono molte persone che la pensano così, però io penso che per quanto voi potete ridicolizzarlo e tutto, a un certo punto tutto questo scoppierà, non potete reggerlo. Mi dispiace. Quindi praticamente tu vuoi dire che c'è sulla terra c'è gente che ha tantissimi soldi però non ha una coscienza, questo vuoi dire? Se una persona vive nel lusso e tutto e non si fa nessun problema a starci in quel lusso, indifferente, dici tu? È per cambiare le cose, perché ne so, dare magari tutti questi immigrati che vengono, no? Gli interessano, per esempio, a casa loro, così dimostrano questa umanità, no? Perché se io ho una casa in affitto e tutto, cioè, non ce la faccio e non c'ho molto spazio, e tu invece ce l'hai, dimostrami che... Allora, se tu ci avessi tante case, tanti soldi e tante case, le riempiresti di questi immigrati, giusto? Allora, una premessa, io sono immigrato me stesso, sono venuto qua in Italia tantissimi anni fa. Praticamente quello che è successo al mio paese, che è l'Albania, sì. Praticamente 25 anni fa noi, per quanto dicono che, diciamo, è crollato il comunismo e siamo entrati in democrazia, in realtà il nostro paese è stato distrutto proprio volutamente. Vabbè, adesso la storia dell'Albania però ci interessa poco, nel senso, tu sei venuto qua? Sono venuto qua e credo che, cioè, se potessi avere la possibilità di tornare al mio paese, lo vorrei fare, però purtroppo il mio paese adesso non è più vivibile, nel senso che qui in Italia... Ma come, no? Dicono che l'Albania sta andando alla grande, Tirana va alla grande, che dici? L'Albania è bellissima se tu hai i soldi, se tu sei un miliardario vai lì e hai tutto quello che vuoi. Aspetta un secondo, c'è Francesca, vai Francesca. Buongiorno, ciao, no, io volevo intervenire a proposito, insomma, in merito a quanto ha detto questo signore che ha appena parlato, sì. E vorrei dire che trovo allucinante, perché va bene la solidarietà e va bene tutto, ma lui non viene il dubbio che uno può avere delle case perché magari lavora, si impegna, fa una vita, diciamo, dedita a questo, e quindi per questo si compra le case? Lui che pensa che uno ha le case e quindi le deve riempire di immigrati? Marcello, sta qui ancora. Lo trovo agghiacciante. Marcello, rispondi a Francesca.
Io diciamo che ho risposto all'inizio a questa domanda, nel senso che per me, se una persona ben producente... Ma Carlo, scusa, tu cosa fai nella vita? Di che ti occupi? Io, diciamo, cerco di sopravvivere in un sistema così, nel totale caos. Quindi che fai? Okay. Che fai? Concretamente, qual è la tua... che fai? Concretamente ho la scelta di fare o lo schiavo, e quindi andare questa a lavorare... No, questa è filosofia albanese, non conoscono filosofi albanesi. L'ultima volta che hai ricevuto dei soldi per un lavoro, da chi l'hai ricevuto, che lavoro hai fatto? Allora, io ho fatto il grafico. Ci voleva tanto dire ho fatto il grafico oppure ho rubato macchine. Era comunque un modo di sopravvivere invece che fare lo schiavo. Sembri uno tu hai cittadinanza italiana, voti tu, Marcello? Sì, però... Chi hai votato ultimamente? Così, tra amici, chi hai votato? Allora, io non ho mai votato perché ho capito che il sistema, diciamo... Ma va. We are the morning show. Di la cura. Questo è quello che succede. Oh, mi sentite? Sì, mi sentite. Questo è quello che succede quando, insomma, cioè, te cacciano, te lasciano parlare per poco e poi ti cacciano. E ovviamente io non intendevo con quello che dicevo, però loro l'hanno girato, adesso mi hanno messo subito in linea, siccome sanno che le pecore sono stupide, mi hanno messo subito, hanno preso, perché loro sanno, ragazzi, per quanto io ho detto lì che voi potete ridicolizzare la cosa, ma prima o poi tutto questo scoppierà, non potete nascondere la verità. Loro sanno invece, loro stanno tranquilli perché sanno che la maggior parte di questo esercito di coglioni che hanno in giro, di queste pecore zombie, sono dalla loro parte. E infatti cosa ha fatto lui? Ha aperto la linea per far chiamare altre pecore in diretta, così le metteva contro di me. Loro escono sempre puliti perché ci mettono sempre le pecore contro. Chi ti farà male di solito è la pecora, non sono mai loro. Ok. Magari l'ultimo pezzo lo metto alla fine, perché poi, dopo che mi hanno chiuso a me la voce, diciamo, mi hanno chiuso la chiamata, hanno fatto parlare altre pecore, così si vedeva pubblicamente che io ero un coglione e le pecore, quelle intelligenti, ovviamente, mi hanno attaccato. Giustamente, così loro escono sempre puliti perché hanno le pecore. Ok, ora, piccolissimo, ora, questa guida che io sto facendo è molto basic, molto semplice. Se vuoi un pastore vero, leggi cosa ha fatto il tuo creatore, diciamo, ti può dare una guida migliore per riconoscere i lupi là fuori. Io sono una pecora come te, che fortunatamente ho conosciuto il vero pastore e mi ha aperto gli occhi. Questo lo puoi fare anche tu, perché mi dicono dalla regia che tu, pecora, riesci a leggere e quindi potresti fare una cosa del genere, pecorella. Andare nella Bibbia e leggere soltanto quello che ha scritto il nostro creatore, Gesù. Di solito le stampano in rosso. Leggi solo quello e evita il resto, perché il resto sono manipolazioni che i lupi mascherati da pecora hanno messo per controllarti. Ok, pecorella? Tipo Romani 13, per dire, che ti dice che i lupi sono buoni e non li devi toccare. No, tu leggi solo le parti in rosso del tuo creatore, perché ovviamente loro dovevano lasciarle le parti in rosso, altrimenti, se non c'è un po' di dolce, il veleno. Ciao. Da adesso in poi comincerò a parlare normalmente, perché il mio papà sta uscendo e quindi non è più disturbabile.
cosa. Preparati, pecora. Allora, pecora. La porta si è riaperta perché qualcuno, mio padre, ha dimenticato il qualcosa, diciamo, il portafoglio, qualcosa. Quindi, pecorella, la Bibbia, tantissime cose potenti, con tanti veleni dentro, tipo Romani 13, ma te ne potrei fare un elenco. Una volta che leggi quello che ha scritto il tuo creatore, pecorella, tu diventerai come nel film Essi vivono, con gli occhiali che ti fanno vedere i lupi mascherati da pecora. Questo è molto utile. Questo è molto utile per te, pecora, perché ti permette di sopravvivere questo piccolo viaggio terreno che stiamo, questo piccolo test che stiamo vivendo, che è la vita. Da non confondere il pastore con Pasteur. Questo qua ti porta alla morte. L'altro pastore ti porta alla vita. Ok? Quindi, come riconoscere così? Questa è la, ritorniamo invece alla guida non perfetta, un po' stupida e sempliciotta di una pecora nera a te, futura pecora nera, diciamo. Per il momento sei un po' marroncina, purtroppo. E quindi, se tu in TV pecora, ma anche ovunque, giornali, radio e tutto, vedi giacca e cravatta pecorella, gente truccata, gente che ti sorride, che ti parla in modo dolce, pecora, tu devi stare attento, pecorella, perché te lo vuole mettere, diciamo, ti vuole fregare, pecorella. Quindi, pecorella, stai molto attenti, molto attenta, pecorella, quando vedi gente molto elegante e tanta ricchezza. Insomma, io non sono contro la ricchezza, come dicevo lì a Radio Globo. Io ce l'avevo con quelli, infatti ho fatto vedere, insomma, chi mettevo là come video, mettevo i reali, quelli sangue blu, diciamo, no? Non parlavo della classe media, che abbiamo qualche casetta, diciamo, non parlavo di loro, ovviamente, pecorella. Mi sono accorto che devo parlare piano piano, perché evidentemente nessuno mi capisce quando parlo, e quindi ecco perché sto parlando così. Io in realtà non sono questo. Allora, pecorella, tante visualizzazioni. Attenzione, pecorella. Dove vedi tante pecore, significa che lì il cervello non c'è, perché hanno spento il cervello per darlo al gruppo. E questi gruppi sono facilmente infiltrati dal rettile, diciamo. Pecorella, è a quel punto controllabili. Tu, pecorella, e dovresti fare una cosa molto semplice. E cerca di essere, di fare le cose da te, fare ricerca da te, non farla fare a un gruppo. Questa è una cosa che ho imparato da, sì, dal mio pastore, il pastore con la P maiuscola, ma anche soprattutto, no, soprattutto, ma anche da un mio fratello che è stato ucciso, Bill Cooper. Questo l'hanno ucciso dopo l'11 settembre perché aveva una radio e parlava, diceva la verità. Diceva un po' quello che faccio io con i miei video. Far vedere alle pecorelle il lupo. E lui diceva, nella sua radio, non dovete credere neanche me che vi sto dicendo queste cose. Dovete andare a vedere se vi sto dicendo la verità. Se potete confermare che effettivamente vi sto dicendo la verità, allora va bene. Nel senso che, come ho detto a una persona, non mi ricordo quale, se io faccio il lavoro come ho fatto per questo Meluzzi adesso, il merluzzo qua, il lavoro per te, tu non ti sei allenata, pecora. La prossima persona
eloquente e brava con le parole, tipo me, che io non sono bravo, però per dire, con giacca e cravatta, tu gli crederai a questa persona, pecorella? Quindi non devi chiedere alle persone: ma che ne pensi di? No, tu fai la ricerca e ci arriverai. E con il tempo sarà sempre più difficile, sempre più facile riconoscere il marciume, lo scarafaggio. Ecco, abbiamo detto in TV. T'ho detto in TV ci sono solo pecore e lupi mascherati da pecore. Ok? Questi due sono tutti e due lupi mascherati da pecore. Quelli là in trasmissione sono tutte pecore. Lui dice di essere cristiano, ma ho scoperto otto cose veramente. Ora, questo è Meluzzi, opposizione controllata, lupo mascherato da pecora. Ovviamente lui non può dirti, un po' come il lupo, no? Quando scende dalla montagna per prendere la pecora, non è che fa: pecora, sto arrivando, pecora, sto arrivando, pecorella, mete magno. No, il lupo viene piano piano, così, così, piano piano si nasconde il lupo, così non te ne accorgi, pecorella. Per questo lui ti deve dire tante verità, pecorella. Ma quando vedi la persona, tu devi vedere i frutti, diceva il nostro pastore. Vedi i frutti di una persona. Se i frutti di questa persona, questo qua è un fa di tutto, fa. E infatti io adesso metto al volo una mini cosa sua, così vediamo con chi abbiamo a che fare. Abbiamo a che fare con un tuttologo. Io sono un medico, sono un psichiatra, sono un psicologo, sono un psicoterapeuta, ma sono anche un diacono cattolico, sono anche uno che ama l'agricoltura e la campagna, sono uno che ama la musica barocca, cioè sono tante. Lui è tante cose, Peorella. E quindi queste tante cose, tanta apparenza, Peorella, è un segno molto, ma molto negativo, Peorella, perché il nostro pastore, quando è venuto qua, parlava con i semplici, con i poveri, era vestito in modo umile. Questo qua non è vestito in modo umile, pecorella! Perché non apri Google, anche se è tutto censurato, è sempre facile trovare tutto questo ancora, pecorella? Perché non lo fai, pecore? Allora, vediamo, andando proprio, partiamo dal livello proprio base, quello che dice Wikipedia, che è dei rettili. Io dico rettili per dire dei farisei, degli stronzi, diciamo. È nato, non ce ne frega niente, personaggio televisivo, cioè già ti dovrebbe dire qualcosa, personaggio televisivo, e allo stesso tempo anche politico, quindi merda più cacca, poi deputato della Repubblica, cioè mettici anche un po' di cacardì, we say in Albanian. Sostenitore della teoria del complotto di estrema destra QAnon e ne propaga i contenuti diffondendo false informazioni sulle reti sociali, in particolare sulla pandemia. Spero YouTube non chiuda questo video. Andiamo avanti. Lui è un primate. Metropolita, però non prende mai la metropolitana come noi. Arcivescovo e arcire Forza Italia, e con il nome autoimposto di Alessandro I. Di solito la merda, quando vuole farsi vedere che non è merda, si appiccica addosso cose belle. E lui si è autoproclamato ecclesiastico patriarcale autoimposto Alessandro I. Megoglioni, direi io, e tanti altri come me, senatore della Repubblica. Ecco, altre cose
che dovrebbero far scattare l'allarme in te, pecorella. Guarda quanti partiti ha cambiato, pecorella. Ricordiamoci questo primo partito perché lui dice di essere molto credente, quindi è molto ridicola questa cosa. Ecco, questa cosa qua, pecorella, l'avresti trovato su Wikipedia. Questa cosa qua, che questo nostro eroe, e Scarafaggio lo chiamerei, e era, lui dice era, ma siccome la massoneria, tu non puoi mai essere stato massone. Una volta massone, sei massone a vita, pecorella. Una volta lupo, sei lupo a vita, non è che diventi pecora. Ok, pecorella? Allora, ha aderito al gruppo parlamentare Rinnovamento Italiano. Vediamo come è fatto questo logo con le stelline della bandiera europea. Molto interessante. Fonda il partito anti-islamizzazione PAI e ne diventa presidente onorario. Il PAI sostiene la impossibilità di una convivenza pacifica e proficua tra Islam e democrazia e domanda la messa al bando dell'immigrazione di persone di religione musulmana. Io vorrei mettere al bando i massoni, che sono il vero pericolo di noi pecorelle, però loro puntano il dito su un'altra pecorella. Capito, pecora? Come si può decifrare benissimo anche Wikipedia, che è tutto censurato. Semplice. Però prima devi andare dal pastore, che ti dà degli occhiali speciali. Il pastore con la P maiuscola. Non sono io, non li trovi su YouTube. Lo trovi là dove ti ho detto, pecora. Apri la Bibbia. Come autore televisivo ha collaborato a diverse trasmissioni Rai, Rai Parlamento, Uno Mattina, Domenica In, L'Italia sul 2, Mediaset, Mattino 5, Pomeriggio 5, Domenica Live, Quarta Repubblica, Quarto Grado, Tele Lombardia. Ti dovrebbe dire qualcosa. Convinto antivaccinista, il 6 ottobre 2021 ha ricevuto la sospensione dall'Ordine dei Medici per inosservanza dell'obbligo vaccinale. Scommettiamo, pagorella, che entro la fine dell'anno questo cambierà idea? E se non cambierà idea, lui non dirà mai e poi mai che c'è qualche dubbio sulla teoria di Pasteur, che noi fra pecora a pecora, questo è molto fondamentale, pecora, così, questo è il 666, perché, purtroppo anch'io sono un cattivo, purtroppo, pecora. Ci sono certi che vanno un po' troppo oltre questi segni, queste cose. Però, e io li prendo in giro. Però, pecorella, che stava di pecore? Mai nessuno della ecco, io ho usato termini così complicati come opposizione controllata. Adesso li chiamerò semplicemente, per te pecorella, che è difficile da capire forse, lupo travestito da pecora. Non mette mai in dubbio il nemico invisibile, mai. Ecco che fino fanno questi nostri eroi. Partono come guerrieri, ma finiscono tutti al cimitero. Oppure te fanno capire a te che l'hanno fatto, in realtà, insomma. Ecco anche il tuo eroe. Ma usiamoli questi succhi magici. Scusa, possono essere utili, dice il tuo eroe qua. Questi due entità qua. E viene poi allontanato dal clero cattolico, a suo dire, per la sua passata adesione alla massoneria. Vabbè, questo abbiamo visto. Ora, lui, come abbiamo detto, si autoproclama arcivescovo della Chiesa ortodossa Alessandro I. Ma i coglioni. Voleva santificare un pedofilo. Tra i suoi propositi da neoprimate figurano
la volontà di proclamare santi i defunti sacerdoti cattolici Gianni Bozzo per la sua attività politica. Buono. E Gelmini in seguito a procedimenti giudiziari per abusi sessuali. Si è dimesso per... Quindi lui voleva dare la santificazione a dei pedofili. Ottimo. Ha suscitato polemiche una sua intervista sulla pedofilia del Merluzzo qua, toccando anche i casi coinvolgenti la Chiesa, affermando che il carcere non sempre è compatibile con il soggetto pedofilo in quanto, secondo la sua opinione professionale e religiosa, certi pedofili non commettono reato e nemmeno peccato. Più di dirtelo in italiano, io non so cosa fare, pecorella, insomma. Qui dal sito di Marco Vuillet, something like this, vediamo che lui, insomma, dice la Madonna, la Vergine ci salvi, no? Questo Merluzzo, e noi sappiamo che il culto mariano è un po' massonico, diciamo. Ecco quello che dice il Merluzzo, Alessandro I, scusate. La Vergine Maria ci salverà. L'unica vera grande speranza è ISIS, è Iside. Opposizione controllata, dice Marco Vuillet. Guardate cosa citazione del Merluzzo, Alessandro I. In passato morirono di peste e, quello che succederà a tutti i negazionisti, il virus. Ah, ed è quello che succederà a tutti i negazionisti. Il virus è tra noi, dobbiamo instaurare immediatamente delle condotte di massima sicurezza. Bisogna chiudere le frontiere e chiedere il test sierologico obbligatorio. Questo è un libro del Merluzzo che ha perso il pelo, a quanto sembra, ma non il vizio. I segreti della Reggia di Caserta. Significati nascosti, culture esoteriche. Qui dà una mano ad un mega super rettile. E qui un altro libro, Punto Luce, che dice tutto. Luce, Lucifero, pecorella. La massoneria di Alessandro Meluzzi, l'introduzione. La parte gialla l'ho aggiunto io, ma il simbolismo con l'occhio unico che vede tutto, come nella piramide, pecorella, lui ha scelto questa grafica, questo modo di comporre questa foto. Non è un caso, pecorella. Alessandro Meluzzi, contagio. Dalla peste al coglionavirus. Ecco, qui in questo articolo di rivista, vediamo, questo perché anni addietro mi ero iscritto alla massoneria. Per la gerarchia cattolica si è massoni per sempre e dunque in stato di peccato grave, e benché io fossi da tempo massone in sonno, cioè autosospeso, e... perché loro non l'hanno accettato la Chiesa Cattolica, perché lui era stato massone, ma quelli della Chiesa Cattolica sanno che una volta che tu giuri ai tuoi fratelli, fai insomma quei riti e tutto quanto, loro ti dicono specificatamente: pecora, se tante volte parli con qualcuno di quello che stai vedendo qua, te tagliamo la gola. Letteralmente, pecorella. E quindi non si è mai ex massoni, pecorella. Massoni si è a vita. Bellissimo. Stiamo imparando, pecorella. Lo spero. Ecco. Quando una persona, insomma, che ne so, in metro ti si presenta così, tu cosa fai? Gli tiri i pomodori, lo prendi in giro, no?
Perché invece se vai in TV e sui giornali invece lo stai a sentire, pecore, lui è un essere umano come te, pecorella. Ogni volta che senti qualcuno che si vuole fare prete, che vuole stare sopra di te, o qualcuno che il Dio gli parla, un profeta, quelli sono tutti lupi, pecora. Stai lontano. Loro interpretano la Bibbia come vogliono loro. Tu vai nella Bibbia e leggi solo quello che ha scritto il tuo creatore, pecora. Leggi perché il nostro pastore, noi siamo pecorelle e lui è il nostro creatore. Seguiamo e sbarazzati di tutto l'altro veleno intorno. Leggi solo quello che ha scritto Gesù, mettitelo nella testa e puoi decifrare e vedere dove sono i lupi. Una volta che hai letto quello che ha detto il nostro creatore, tu puoi vedere con gli occhiali che ti ha dato un pezzo di merda qua, con tocchi gialli perché c'era un po' di diarrea, non lo so, e poi con un tocco finale qua nella punta, marrone, perché alla fine magari tu hai mangiato qualche peperone giallo, no? È uscito proprio il marrone. Ok, credo che sia stato abbastanza chiaro. Come dicevamo, lui è sua beatitudine Alessandro I, un po' come dicono onorevole, sua eccellenza. Questi sono tutti modi per abbellire la merda, pecorella, quando si usano parole elegantissime e esagerate, pesanti. Un po' come il make-up pesante. Questo è un segno di merda, si nasconde merda, come quando tu vuoi coprire la puzza, per esempio, metti il profumo, pecorella. Ma sta da Mediaset, c'è un dragone che sputa fuoco qua, pecorella. Ehi, aspetta. Domenica è molto importante per loro perché il nostro creatore si è fermato la domenica, no? Invece loro no. Sunday, il sole, domenica è il sole, la giornata del sole di Lucifero, invece loro fanno le loro porcherie la domenica. Qui ho trovato un forum che lo prendono in giro. Non c'è niente di meglio di un vetero comunista che diventa super cattolico. Vabbè, loro si sbagliano, non è proprio cattolico, lui è ortodosso, ma comunque è divertente. Cioè, comunismo e fede allo stesso. Però, insomma, solo un rettile può tanto. Ma se sta sempre in TV, quando ha il tempo di curare i pazienti? Perché lui, essendo tante cose, è anche psicologo. E dei delitti e del pene. Parla in questo grande saggio che ha scritto. E scherzo ovviamente, e qui circondato sempre da tante donne che ovviamente, essendo una persona così di un certo livello, lui palpa anche, vuole assaggiare insomma il terreno. Ecco un personaggio televisivo, come dicevamo, quindi sempre circondato da tante belle persone. La felicità ve la do io. Leggi cosa dice lui, perché lui è esperto. Quando lo senti parlare sembra proprio che è un cervellone questo, ma pecorella, non hai gli occhiali giusti, pecorella. Ecco qui qualche anno fa, quando non aveva il barbone da papa, diciamo, da primate, scusate, arcivescovo e arcicazzo. E qui sta unendo questi poveri disperati, persi, tatuati. E meno male che era contro l'Islam, questo magari è dell'Islam, però siccome magari ha i soldi, e lui non ha problemi a unirli nel santo nome di Iside. Come si dice in italiano? Iside? ISIS? Iside? I don't care. Frammassone campanaro, bella C! Alessandro Meluzzi, l'infinito mi ha cercato, da Marx a Gesù.
Alessandro Melluzzi andrà al Rotary Club di Padova, Pecorella. Tu sai cos'è il Rotary, vero? Pecorella, siccome mi hanno detto che sai leggere, puoi anche cercare su Google cos'è Rotary Club. Rotary Club, la missione del Rotary Club è Connect the World. Rotary, ha una svastica qua anche, connette il mondo, unico, One World Order. Come si dice One World Order? Unico governo mondiale, come cazzo si chiama? E parteciperà qui per la resilienza. Questa è una parola chiave che usano spesso questi soggetti. Resilienza. Che significa che dobbiamo adattarci, pecora, a questo mondo nuovo, questo mondo utopico che stanno creando per noi. Pecorella, ti devi mettere a 90. Purtroppo, pecora, serve un po' di piegare, resilienza. Un po' di piegatura. Questo l'ho fatto vedere. Guarda, parteciperà anche a quest'altro evento, dove c'è questo loghetto con una specie di compasso, mi sembrerebbe. Ma sarò io che sono un po' il valore dei fatti. Fatti, non pugnette! Guarda i volantini, questi si trovano sul suo sito, perché lui promuove gli eventi dove va. E questi volantini spesso raffigurano un soggetto pecora con un occhio solo. Radio Radicale, in visione su Radio Radicale con la bella rosa, che noi sappiamo bene il significato. E attenzione a quest'altro volantino, perché è pieno di significato, pecorella. Occhio unico, serpente, l'ingranaggio dei Rotary magari. E qui, questo qua, per quale motivo c'è questo logo qua? Non c'è nessun motivo per mettere questo logo qua. Qual è il significato di questo logo? Tu lo hai visto in tanti posti, tipo Chanel, Gucci, Mastercard e tanti altri posti. Il significato è questo, la forza generatrice pecorella. Questo è il Washington Monument, che è, sì, quello che pensi tu, pecorella, è un membro o un fallo eretto, e due cerchi, diciamo, formano la parte femminile dell'organo sessuale, e solo dall'unione di queste due estremità, diciamo, maschio e femmina, c'è la vita. Maschio e maschio purtroppo portano alla morte, femmina e femmina purtroppo portano alla morte, e siccome loro devono abbassare la popolazione, loro promuovono quel tipo di unione. Dalla peste alla fame, sempre al Rotary Club. Lui sta sempre al Rotary Club. Rotkari, we say in Albanian, which means a dickhead. Un solo Dio per tutti, dice Alessandro Melluzzi. Loro stanno cercando di unire tutte le religioni, così ci controllano più facilmente. Dei diritti e del pene, parla al Lion International. Cos'è il Lion International, chiedi tu, pecorella? The first Lion's logo reveals the organization's early ties to the Masons. È un'organizzazione come il Rotary, un po' massonico, diciamo. Benvenuti a questa città qua dell'America, dove ci sono massoni, Lions International e Rotary. Il loro motto è "Noi serviamo". Un po' come diceva George Carlin, no? Che diceva alla pecora: mettiti a 90 che io ti servo adesso. I believe the world is one big family and we need to help each other. Il mondo è uno, un'unica famiglia. Quindi, pecorelle, loro stanno unendo tutti, che lo vogliate o no. Ecco, siccome la persona che dicevo è ritornata da fuori, continueremo l'ultima parte velocemente. La cosa qua mi si è chiusa e diventerò più, più,
siamo tante culture e loro la vogliono unire in una. Questo è il prete pedofilo che lui ci ha scritto anche un libro, Alessandro Merluzzi. Il libro si chiama Cristoterapia e parla del pedofilo Don, del Don mafioso, diciamo, Gelmini. Il fascino del male, bellissimo il libro, immagino. Il maschio fragile, quindi promuoviamo la merda, diciamo, il maschio moscio, perché è buono per il nostro programma. Scopri il bastardo che c'è in te. Questo è programmare il maschio, non so perché la luce perché il sole Lucifero vuole cancellare la mia faccia. Batte sulla telecamera, quindi non c'è niente da fare, almeno che io possa mettere il telecomando con una cosa di, diciamo, di copertura. No, serve qualcosa di più grosso, diciamo, che non è possibile, non abbiamo. Va bene, Pecora, non hai bisogno di vedere me, siamo quasi alla fine.